Vi do il ben trovati, ben arrivati, il buon pomeriggio. Vi saluto da parte del professor Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca Italiana, che purtroppo non può essere con noi questo pomeriggio, ma che mi ha incaricato, come membro del Consiglio Scientifico, di portare il suo saluto e di presentare la nostra graditissima ospite, la dottoressa Cristina Landa. Come ricorderete, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, stiamo riprendendo col solito ritmo, ecco, le nostre letture, le nostre conferenze, i nostri incontri stagionali, con tre letture di un canto della commedia, più una conferenza, diciamo, a tema libero di uno studioso che ci racconta delle sue ricerche particolari in ambito dantesco, quindi tre letture più una conferenza in primavera e poi tre letture più una conferenza in autunno. E questo fa parte da decenni, diciamo, del ritmo degli eventi, delle iniziative proposte dalla Società Dantesca Italiana agli appassionati di Dante, di Firenze e non solo. E poi naturalmente adesso riprenderemo anche le altre attività speciali, cioè i convegni, le conferenze, i seminari, li riprenderemo finalmente anche quelli in presenza, come questo primo ciclo dopo 3 anni di letture in presenza. Come vi dicevo la volta scorsa, uno degli sforzi che abbiamo cercato di fare in questi anni e che abbiamo cercato anche di intensificare è quello di proporre al pubblico della Società Dantesca un mix di studiosi affermati, celebri, conosciutissimi, ma anche di studiosi più giovani che però ci sembrano già maturi, aver già dato prova delle loro potenzialità e del loro valore, tanto da essere ritenuti degni di intervenire in questo contesto così solenne, così importante della Sala Mazzoni del Palagio dell'Arte della Lana e della tradizione della Società Dantesca. E quindi la settimana scorsa avete avuto il piacere di ascoltare una giovane studiosa come Gaia Tomazzoli, che ci ha letto splendidamente il nono canto del Purgatorio, e oggi abbiamo invece la conferenza, diciamo, fuori dalla logica delle letture Dante, che va a esplorare un tema diverso, un tema particolare, che viene affidato a un'altra giovane studiosa, che è una giovane studiosa anche internazionale, quindi un altro aspetto della volontà di apertura, di rinnovamento, di trasformazione, pur sempre naturalmente in dialogo con la nostra tradizione. La dottoressa Cristina Landa, che ci parlerà di un tema che non è strettamente dantesco, ma che appartiene a quel vastissimo ambito di studi che concerne la ricezione di Dante, la ricezione internazionale di Dante. Ci siamo accorti, se non ce ne eravamo accorti prima, nel centenario del 21, in tutto il mondo ci sono state manifestazioni, convegni, iniziative su Dante, perché in ogni paese del mondo si riconosce Dante come un poeta che ha dialogato con la tradizione, la lingua, la letteratura di quel paese. E quindi ognuno riconosce Dante un poeta anche della propria cultura e della propria tradizione. E questo avviene anche per la grande cultura russa. Ora, Cristina Landa è una giovane studiosa di origine russa, e ha studiato, laureandosi, ottenendo il suo primo dottorato all'Università di San Pietroburgo, ha studiato interpretariato e traduzione, poi ha studiato lingua e letteratura italiana, ha svolto per molti anni il lavoro di interprete e di traduttrice, e poi è venuta in Italia spinta dal suo amore per la letteratura italiana e soprattutto per Dante. Io l'ho conosciuta a una scuola estiva di studi danteschi a Ravenna qualche anno fa. E mi ha colpito, oltre all'italiano spettacolare e meraviglioso che parla, anche la passione, l'amore per Dante, che l'ha portata a scrivere proprio come dantista dei contributi originali molto interessanti. Quindi ha una prima linea, diciamo così, di studio diretto su Dante, con contributi molto importanti, soprattutto sul paradiso, sul tema della beatitudine e della letizia nella beatitudine. Su questo tema, poi, in particolare, ha studiato le traduzioni
in russo del lessico della gioia, del lessico della beatitudine, del lessico del sorriso. Quindi questi temi paradisiaci come entrano in una lingua così diversa, quali sono state le scelte dei traduttori, eccetera. Quindi da qui è iniziato un grande progetto sulle traduzioni in russo della commedia. Quindi i suoi, oltre a tante pubblicazioni, tanti articoli e contributi su rivista, i suoi due libri, purtroppo in russo, ma speriamo che, insomma, essendo una grande traduttrice, se li autotraduca in italiano e li possiamo leggere anche noi, sono uno appunto sulla storia delle traduzioni della commedia in russo e l'altro invece in particolare sul tema specifico della letizia nelle traduzioni della commedia in russo. Il tema che ci propone oggi è Dante e Dostoevskij nel simbolismo russo. Ecco, come vi dicevo, è venuta a un certo punto in Italia spinta dal suo amore per Dante e immediatamente ha ottenuto la possibilità di fare un secondo dottorato all'Università di Bologna, sono molto orgoglioso anche per questo, nella sede di Forlì, dove c'è un dipartimento molto importante che si occupa soprattutto proprio di interpretariato e traduzione. Dopo il dottorato ovviamente non l'hanno più lasciata scappare, le hanno concesso degli assegni di ricerca e poi adesso l'hanno assunta come ricercatrice di lingua e letteratura russa. Quindi insomma è una studiosa di origine russa, ma è da molti anni in Italia e quindi è pienamente dentro la nostra cultura, la nostra vita universitaria, accademica e di ricerca, ed è una persona del dialogo, della comprensione, della relazione fra le lingue, fra le culture, nel nome della poesia e dell'amore per la poesia. Quindi una persona con cui chiudiamo questo nostro primo ciclo di ripresa primaverile dei nostri incontri in presenza, proprio con una persona, diciamo, che ha in sé la natura e la bellezza e la gioia dell'incontro. Quindi con grande piacere do la parola a Cristina Landa per la sua conferenza su Dante e Dostoevskij nel simbolismo russo. Ma prima, sorpresona, ecco, le do in dono, come voi sapete, ma lei non lo sapeva, questa bellissima medaglia della Società Dantesca Italiana, una medaglia commemorativa di questo incontro. No, bene. Troppo bello! Mi metto a piangere per commozione, speriamo di no, è meglio ridere. Comunque ringrazio il professor Giuseppe Ledda per questa gentile e troppo generosa presentazione e colgo l'occasione per esprimere la gratitudine verso di lui, perché è stato lui il primo ad accogliermi, a farmi appassionare all'Università di Bologna, alla poesia appunto del paradiso. Già ero appassionata, però lui nel 2011 mi ha mostrato tante belle cose, tante belle letture, tanti belli studi. È diventato un po' la porta verso questo mondo dantesco. Quindi ringrazio tanto e adesso sono state dette tante parole sul mio interesse per la letizia, per il paradiso e la gioia, ma oggi parleremo invece dell'inferno, quindi delle cose anche tragiche. Insomma, vi saluto tutte e tutti e innanzitutto voglio dire che sono profondamente emozionata e onorata dalla possibilità di presentare il mio intervento in questa sede, che è la più importante per gli studi danteschi e che frequento ormai appunto da 10 anni come ascoltatrice. E inoltre mi fa tantissimo piacere parlare subito dopo Gaia Tomazzoli, con cui ho condiviso gli studi di dottorato, anche se un po' sull'altro versante, io sulla traduzione, lei sull'italianistica, e anche con Vegni su Dante e la ricezione appunto di Dante nelle letterature del mondo. E in questa occasione parlerò di un tema piuttosto specifico, ossia di Dante Dostoevskij, Fyodor Dostoevskij, nella ricezione dei poeti simbolisti russi del primo Novecento. Quindi attenzione, non di Dante Dostoevskij, ma di Dante Dostoevskij nella ricezione dei poeti simbolisti russi del primo Novecento.
Ok, premetto che la tentazione di mettere a confronto queste due figure, Dante e Dostoevsky, ecco qui la prima slide, la tentazione di mettere a confronto queste due figure così importanti per le nostre culture è grande, anche perché temi fondamentali per entrambi, come forse ben sapete, sono appunto il cammino spirituale dell'uomo verso Dio, il perdono, l'espiazione del peccato, i vizi e le virtù, l'effetto della grazia salvifica sull'anima e via discorrendo. Per entrambi gli autori la morale cristiana definisce la prospettiva delle loro riflessioni sulla natura umana. Entrambi descrivono, ciascuno a modo suo, le tenebre dell'inferno, il cammino del purgatorio e la luce del paradiso. E non a caso Thomas Mann, nella sua antologia russa, sostiene: se Tolstoi è il Michelangelo dell'Oriente, Dostoevsky può essere chiamato il Dante di quest'area. È sceso nell'inferno, chi potrebbe mai dubitarne dopo aver letto la descrizione del sogno straziante fatto da Rodion Raskolnikov prima di uccidere la vecchia usuraia. Questa citazione è soltanto uno degli esempi in cui la figura di Dostoevsky viene affiancata, seppure solo a livello retorico, alla figura di Dante nelle riflessioni di un letterato europeo. Tra gli altri si potrebbe citare anche Oswald Spengler, secondo il quale Dostoevsky nei Fratelli Karamazov raggiunge tale profondità religiosa che possa essere paragonata solo alla profondità dantesca. O per esempio Romano Guardini, nel suo libro Il mondo religioso di Dostoevsky, nota che la freddezza che a causa della paura rende invulnerabile Stavrogin fa pensare al ghiaccio in cui sono immersi i peccatori più sofferenti dell'inferno dantesco. Anche i letterati russi, a partire dai contemporanei dello scrittore, hanno spesso affiancato questi due nomi, mettendo la poetica dei romanzi dostoevskiani a confronto con quella dell'inferno dantesco. Così, per esempio, Ivan Turgenev, in una lettera allo stesso Dostoevsky, definisce una delle scene del romanzo autobiografico Memorie da una casa dei morti come proprio dantesca, mentre Alexander Herzen, nell'articolo La nuova fase nella letteratura russa, confronta l'intero romanzo con le parole di colore oscuro scritte sopra la porta dell'inferno. I letterati dell'Ottocento, però, solitamente non vanno oltre simili confronti generici. Una dimensione metafisica più profonda delle opere di Dostoevsky viene riscoperta soltanto dagli autori russi del primo Novecento, nel periodo di rinascita poetica, filosofica e religiosa della cultura russa, chiamata Secolo d'Argento. Loro riflettono sulla complessità della natura umana, sull'etica indipendente dalla fede, sulla ribellione ontologica dell'uomo contro Dio, sui sosia speculari e diabolici delle anime umane e infine sulla tragedia intesa come principio ontologico dell'essere creato. Il primo esempio di tale riflessione è rappresentato dai tre discorsi in memoria di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky di Vladimir Solovyov, fondatore della filosofia religiosa russa di fine Ottocento. Nel definire il ruolo di Dostoevsky nella rinascita culturale e religiosa nella Russia del primo Novecento, uno dei nostri studiosi contemporanei, Konstantin Supov, nota che Dostoevsky delinea le gerarchie del peccato e della ricompensa, mostra le nuove profondità abissali della colpa e persino la struttura della loro corrispondenza alla misura di sofferenza morale, esattamente come fa Dante nella Commedia, cioè la legge del contrappasso. Inoltre, confrontando Dante e Dostoevsky, alcuni studiosi sostengono che attraverso, cito proprio, attraverso il velo sottile, seppure assai compatto, dei personaggi e degli eventi delle loro vite, attraverso le cose esistenti ed effimere, al lettore vengono rivelati i sembianti eterni e l'essere eterno, e che ogni istante della loro vita altro non è che l'ingresso nell'eternità. Fine citazione. In questo senso, Dostoevsky appare veramente vicino a Dante, nelle cui opere, come nota Anna Maria Chiavacci Leonardi, lo storico e il contingente non sono più infatti effimeri e caduchi e quindi trascurabili, ma oltre di loro, o meglio dentro di loro, sta la loro realtà eterna che li fa comunque preziosi.
Ecco, insieme all'interesse verso gli aspetti metafisici delle opere di Dostoevskij nel Secolo d'Argento, cresce anche l'interesse verso il poema dantesco e la vita nova, soprattutto nella cerchia dei poeti simbolisti religiosi. Nella sua fase iniziale, il simbolismo russo era vicino alla corrente estetica francese, forse avete sentito simbolismo francese, i poeti maledetti, eccetera, no? Però, verso gli ultimi anni dell'Ottocento, al suo interno, cioè all'interno del simbolismo russo, si costituisce un nuovo gruppo di letterati che tenta di sviluppare un simbolismo di tipo del tutto nuovo, basato su principi mistici. E con questa variante di simbolismo torna di moda il concetto di poeta vate, o meglio poeta teurgo, che trasforma la realtà del mondo corrotto per mezzo della propria arte. Questi simbolisti religiosi, influenzati fortemente dal filosofo Vladimir Solovyov, usano la figura di Dante come modello di maestro spirituale, considerando i motivi della commedia e del libello giovanile come elementi di un codice esoterico e strumenti di sviluppo dei propri concetti poetici e filosofici. Al contempo, secondo Konstantin Supov, la nuova epoca cerca di identificare anche le proprie modalità di pensiero, la logica, diversi tipi di discorso, il pathos, attraverso Dostoevskij, o meglio attraverso la maniera della sua scrittura e la natura della coscienza del personaggio. Considerando dunque che sia Dante sia Dostoevskij offrono ai letterati russi del primo Novecento una sorta di codice universale funzionale a definire i propri problemi estetici e filosofici, di particolare interesse appare la questione di eventuali associazioni tra questi due nomi nella riflessione simbolista. E il discorso su tali associazioni è veramente molto complesso. Pertanto in questa sede io prendo in considerazione un solo aspetto della lettura di Dante e Dostoevskij nel simbolismo russo, ossia l'interpretazione dell'inferno nel libro di Dmitrij Mereshkovskij su Dante e nel lavoro di Vyacheslav Ivanov su Dostoevskij, scritti ed editi nel periodo dell'emigrazione dei due autori. Ecco, Dmitrij Mereshkovskij, poeta simbolista, qui, lo vedete qui, eccolo, poeta simbolista è uno dei più importanti esponenti dell'emigrazione intellettuale russa dopo la rivoluzione bolscevica del 1917, già nel 1885 pubblica un poemetto, Francesca da Rimini, anzi Francesca Rimini in russo, in cui... Cioè, alcuni dicono che è una traduzione, però potete leggere, non è una traduzione. In questo poemetto, pur riprendendo la visione romantica tradizionale di Dante, poeta della passione amorosa, eccetera, eccetera, definisce già la prospettiva concettuale in cui leggerà l'inferno molti decenni dopo. Infatti, come già rilevato da un'altra cara collega, Giuseppina Giuliano, a cui sono molto grata per questo spunto, in questo testo, che in realtà rappresenta più che una traduzione, come vedete appunto una rielaborazione molto libera dei versi 82 e 142 del quinto canto, Francesca rivolge parole di sfida a Dio, dicendo che gli angeli del paradiso piangono d'invidia nell'osservare quel sentimento a loro precluso che unisce i due amanti giù nel buio dell'inferno, che inferno in realtà non è, dice Mereshkovskij attraverso Francesca, ma paradiso, perché se il creatore avesse voluto davvero punirli, li avrebbe separati anziché lasciarli eternamente insieme. E come nota sempre Giuseppina Giuliano, tale interpretazione del canto viene ripresa 53 anni dopo da un Mereshkovskij ormai anziano e già emigrato in Italia nel suo libro Dante, che viene finanziato dal governo mussoliniano e pubblicato in italiano, la prima volta in italiano, nel 1938, nella traduzione di Rinaldo Kufferle. Mereshkovskij di nuovo si rivolge a un livello più profondo
al tema dell'amore dei due dannati, interpretandolo nel capitolo La demolizione dell'inferno. Scusate, ecco. Sì. E dice queste parole: nella bufera infernale che mai non resta, le ombre allacciate dei due amanti uccisi, di Paolo e Francesca, si librano così leggere che sembrano li trascini la bufera, ma essi stessi spontaneamente volino là dove li trae la forza dell'amore, i cui saldi legami nemmeno l'inferno ha potuto spezzare. Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi, né Dio lo separerà. In queste parole, ancor non m'abbandona, c'è il trionfo dell'eterno amore sui tormenti eterni dell'inferno, l'amore più forte della morte, più forte dell'inferno. Dante piange forse non solo di pietà, ma anche di estasi, perché sente a un tratto, comprende, se non nella mente e nel cuore, che non c'è nulla di più bello, di più puro, di più santo, santo, di un simile amore, né sulla terra, né forse in cielo. Ecco, forse vi sembra adesso così sul momento un discorso anche molto banale, molto simile ai discorsi delle letture romantiche, no? Di questo canto, però vedremo più avanti che non è così semplice. Nel capitolo precedente, esiste l'inferno? Merezkowski, nel rispondere a questa domanda, cita le parole di padre Zosima nei Fratelli Karamazov di Dostoevsky, secondo cui l'inferno è soffrire perché non si può più amare. Soffrire perché non si può più amare. Io cito Dostoevsky qui nella traduzione nuova, appena uscita, proprio nuovissima, di Claudia Zonghetti per Einaudi, una traduzione molto lodata in diverse recensioni. Quindi, cito questa. La sofferenza di non poter più amare. Paolo e Francesca infatti vincono l'inferno perché si amano ancora. In tal modo, chiaramente, Merezkowski capovolge l'interpretazione classica del poema dantesco, rifiutando di prendere in considerazione il fatto che gli uomini dell'inferno sono ciò che essi vogliono essere, ad essi resta ciò che scelsero, vale a dire se stessi, privati cioè per il loro stesso rifiuto, del fine divino a cui erano destinati e quindi della felicità, cito ancora Chiavacci Leonardi. Sappiamo bene che per il pensiero teologico dantesco le pene dei dannati non possono essere modificate o superate o vinte in nessun modo, per il semplice fatto che l'amore rivolto a un oggetto sbagliato, nel caso di Paolo e Francesca si tratta di un adulterio, di cui i peccatori appunto non si sono pentiti in vita, altro non è che un oltraggio recato dall'uomo non soltanto a Dio, bensì a tutto l'ordine dell'universo, del creato. Nessuna intensità della passione è capace di espiare tale oltraggio. E per citare ancora Chiavacci e Leonardi, credo l'ultima volta per questo intervento, questo amore che qui domina e che ha travolto Francesca non è, come già egli avverte nel convivio e come si spiegherà nei canti centrali del Purgatorio, quello che può condurre l'uomo alla vera felicità, bensì alla morte. A differenza di Dante, Merezkowski vediamo che non distingue così drasticamente a livello etico i diversi tipi di amore. Un valore indiscutibile per lui è rappresentato dall'esperienza dell'eros in sé. Pertanto, le parole di padre Zosima sull'amore misericordia verso il prossimo, come traduce Claudia Zonghetti, amore che agisce e che fa, oppure amore operativo, amore attivo, operoso, ossia caritas, per dirla più semplicemente, nella tradizione cristiana, dal punto di vista del simbolista russo potrebbero essere riferite anche al peccato mortale della lussuria, se la tensione erotica dei lussuriosi fosse abbastanza intensa. Tale relativismo etico, estraneo a Dante così come all'intero pensiero medievale, non è però un semplice retaggio della visione romantica della commedia, bensì parte organica delle ricerche spirituali del simbolismo russo, che scorge nell'esperienza dell'eros una premessa indispensabile, un elemento imprescindibile del cammino di iniziazione mistica. E poi ancora ci torneremo. I rapporti tra amore e lussuria in Dante vengono analizzati da Merezkowski nella prima parte del libro, che è dedicata alla biografia dell'Alighieri, nel capitolo La Lonza,
dove il simbolista russo, nel commentare i versi 33 e 34 del primo canto dell'Inferno, analizza l'immagine della prima delle tre fiere incontrate da Dante protagonista. E concordando questa volta con molti commentatori, non con Giuseppe Ledda, ma con molti commentatori che interpretano l'Alonzo come allegoria della lussuria, Merezkowski sostiene che tale vizio fosse uno di quelli principali dello stesso Dante, autore del poema, identificato nel libro di Merezkowski con il protagonista, cioè dice Dante, vuol dire dice sì, è il protagonista che è l'autore e non fa distinzioni, che per tutta la vita, cioè Dante per tutta la vita, avrebbe sofferto per una duplice attrazione verso l'amore spirituale e la passione carnale, dilaniato tra l'eros oscuro del mondo terreno e infernale e l'amore e carità del paradiso. Ma, aggiunge Merezkowski, a volte nell'opera dantesca il cielo e la terra, lo spirito e la carne non lottano più. Qui l'amore si mescola con la lussuria e il Dio dell'amore costruisce ponti ormai non più tra la terra e il cielo, ma tra la terra e l'inferno. La commedia, secondo Merezkowski, sarebbe stata scritta proprio grazie a questa ambigua natura dell'autore, che da un lato avrebbe sperimentato nella propria vita un amore salvifico e puro e dall'altro un amore lussurioso. Infatti, al fine di indottrinare i lettori portandoli sulla via della salvezza, il poeta sarebbe stato costretto a soffrire e al contempo a godere il conflitto tra il bene e il male che avrebbero straziato in due la sua anima. E voi mi chiedete, ok, va bene, Dante e Merezkowski abbiamo capito, ma Dostoevsky cosa c'entra? Ecco, da qui è molto facile arrivare a Dostoevsky, perché proprio questo conflitto, secondo Merezkowski, proprio questo conflitto rende l'anima di Dante affine a quella di Dmitri Karamazov, per bocca del quale il fratello spirituale di Dante, dice Merezkowski, o la sua anima, migrata dal XIII al XIX secolo, ossia Fyodor Dostoevsky, sarebbe l'anima di Dante migrata dal 300 al 800, avrebbe espresso i propri pensieri. Anche in questo caso, infatti, Merezkowski non traccia distinzioni tra autore e personaggio, identificando i sentimenti di Dmitri con quelli dello stesso Dostoevsky, esattamente come identifica i sentimenti di Dante personaggio con quelli di Dante protagonista. E mi permetto di ricordarvi che il fratello maggiore della famiglia Karamazov si autodefinisce come uno di quei, ok, nella traduzione di Claudia Zonghetti, vermicelle, oppure insetti, proprio nel testo russo insetto, uno di quegli insetti, ai quali Dio ha dato il diletto della lussuria. Dmitri è una persona onesta, ma ossessionata dalla lussuria. Il suo amore verso la bella Grushenka trasforma la lussuria nella forza dell'eros, capace di trasfigurare spiritualmente la materia dell'intero creato. L'unica via di salvezza accessibile per Dmitri, dunque, si rivela quella dell'eros. L'unico suo fine costituisce la bellezza, con la maiuscola, il famoso concetto di bellezza in Dostoevsky, no? La bellezza che salva il mondo. Ma il suo problema, il problema di Dmitri, lussurioso, consiste nel fatto che la bellezza può avere anche un sosia perverso, una larva, e può appartenere sia a Dio sia a Sodoma. Tale almeno è l'interpretazione più diffusa del concetto di bellezza nel famoso discorso di Dmitri. E proprio in questo personaggio, Merezkowski individua il fratello spirituale dell'Alighieri, giungendo persino a descrivere il carattere di Dante attraverso le parole di Dmitri. E qui potete vedere, vi ho messo sia il testo di Merezkowski che il brano proprio di Dostoevsky che lui cita nella nuova traduzione. Io non posso tollerare che un uomo, anche di cuore elevato e di mente superiore, cominci dall'ideale della Madonna e finisca con quello di Sodoma. È ancora più pauroso lo stato di colui che con l'ideale di Sodoma nell'anima non nega nemmeno l'ideale della Madonna e il suo cuore ne arde in verità, come negli innocenti anni giovanili.
No, è troppo capace l'uomo, io lo restringerei. Ciò che alla mente si presenta come una vergogna, al cuore sembra sempre una bellezza. Qui le sponde si incontrano, qui tutte le contraddizioni coesistono. E nota Merezhkovsky nel commentare il brano, in questa confessione del cuore ardente di Dmitri Karamazov, non avrebbe Dante riconosciuto la propria anima? Il presunto rapporto conflittuale tra amore e lussuria che avrebbe portato Dante alla creazione del poema teurgico costituisce nell'interpretazione di Merezhkovsky soltanto uno degli aspetti del conflitto intrinseco all'anima del poeta fiorentino dilaniata, secondo l'autore russo, tra sacro e profano, ma anche in ultima analisi tra la venerazione e il tradimento di Cristo. Questa idea di lacerazione interiore, intrinseca proprio all'anima dantesca, non appare molto originale, poiché già molto prima di lui Carlo Witte, filologo studioso dei testi danteschi, aveva intravisto in Dante un conflitto interiore simile a quello di Faust o di Manfred, dilaniati tra appunto la fede, i dubbi dell'uomo moderno, eccetera. Eppure le radici di tale lettura di Merezhkovsky andrebbero ricercate in altre fonti. Innanzitutto nella tesi gnostica sulla discesa misteriale nella notte sotterranea, intesa come condizione imprescindibile dell'illuminazione e rivelazione divina. Perché le idee gnostiche, infatti, erano ampiamente diffuse nelle cerchie simboliste dell'epoca. Ma io su questo terreno un po' pericoloso, non metto piede. Si potrebbe anche ipotizzare invece che la riflessione sull'affinità tra Dante e Dmitri Karamazov di Merezhkovsky fosse ispirata da origine ad Alessandria, autore noto a Merezhkovsky e citato da lui direttamente. Nel cui trattato sui principis, il tema del conflitto nell'anima umana soggetta appunto alle passioni, al peccato, viene direttamente collegato al tema delle pene infernali. Infatti, Origene segue la tradizione secondo la quale i peccatori continuano per pena ad essere afflitti dalle passioni che non avevano saputo raffrenare in vita, e ritiene che una delle specie di supplizi inflitti alle anime di tali peccatori dopo la morte possa costituire appunto una lacerazione interiore. E tuttavia, dice Origene, se al supplizio della lacerazione sarà aggiunta la prova col fuoco, la pena, questa della lacerazione, segnerà l'inizio di un cammino di rinnovo, cammino della salvezza. Le influenze dirette, vabbè, questa è una mia ipotesi, quindi da vedere. Però le influenze dirette di Origene nel libro su Dante possono essere rintracciate invece nei capitoli Esiste l'inferno e La demolizione dell'inferno, dove, come si è detto sopra, Merezhkovsky mette in discussione la natura perenne e immutabile delle pene infernali per cuori innamorati. Dante e Dostoevsky diventano qui guide dell'autore simbolista sulla via dell'esplorazione della natura ontologica del male. Infatti Merezhkovsky vi riporta un'ampia citazione del discorso di Zosima: che cos'è l'inferno? La sofferenza di non poter più amare, vi ricordate? Una volta nell'infinita esistenza fu data a un essere spirituale, alla sua apparizione sulla terra, la facoltà di potersi dire «io sono e amo», ebbene, esso ripudiò il dono inestimabile, non amò e rimase insensibile. Un simile essere, già uscito da questa terra, vede anch'egli il seno di Abramo e contempla il paradiso, e può salire fino a Dio, ma è appunto questo che lo tormenta, salire a Dio senza avere amato e trovarsi con quelli che hanno amato, lui che ha trascurato il loro amore». E quindi nel commentare questa citazione definisce le proprie idee, Merezhkovsky, le proprie idee sulla finitezza dell'inferno, sia per Dante sia per l'intera umanità. E dice, ecco, questa esperienza religiosa di padre Zosima nei fratelli Karamazov e forse dello stesso Dostoevsky coincide con l'esperienza dell'inferno dantesco. Si può rifiutare del tutto l'esistenza di una vita d'oltretomba, ma avendola ammessa non si può non ammettere anche il fatto che quello che è cominciato quaggiù nel tempo continui nell'eternità.
Se nella vita terrena la più grande beatitudine è amare, la perdita dell'amore è la più grande sofferenza, tanto più lo sarà nella vita eterna, quando vedremo ormai faccia a faccia il principio di ogni vita, l'amore. Ciò significa appunto chi ama sa che l'amore è la più grande beatitudine, il paradiso, e la perdita dell'amore è il più grande tormento, l'inferno. Che inferno esista è indubitabile, ma è forse altrettanto indubitabile che i tormenti dell'inferno siano eterni. Con la parola eterno si designa non la durata dei tormenti, ma la loro qualità. Ecco, ti assicuro, non ne uscirai dalla prigione finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Questo vuol dire che un giorno tutto sarà pagato e la reclusione nel carcere dell'inferno finirà. E riflettendo sul problema dell'inferno nell'esperienza mistica di Dante e Zosima, Merezkowski giunge alla conclusione che il carattere temporaneo dell'inferno è motivato dal fatto che l'inferno è violenza e l'anima è libertà. E la libertà non può essere tolta a nessuna anima umana, dunque non soltanto alle anime nobili di Paolo e Francesca, ma persino all'anima meschina di Vanni Fucci. Tale giudizio trova origini, in realtà, ecco ancora torniamo a origine, trova origini nella dottrina dell'apocatastasi, che nega l'eternità dell'inferno e proclama la salvezza universale. E i concetti di questa dottrina, di moda nell'ambiente russo filosofico e religioso a cavallo tra 8 e 900, si possono rintracciare appunto negli scritti del già citato Origene e anche di Gregorio di Nissa. E qui ecco nel capitolo La demolizione dell'inferno, Merezkowski riporta le parole di Origene. La bontà di Dio riporterà tutte le creature a un inizio e a una fine, poiché tutti i caduti possono innalzarsi, non solo nel tempo ma anche nell'eternità, dai gradini più bassi del male a quelli più alti del bene. Qui certo, vedete, non è proprio citazione precisa, che Origene dice anche altro, però è vero che dice che l'anima può essere reintegrata dal male più profondo al bene più alto. E poi anche San Gregorio di Nissa, okay, quando dice che anche coloro che hanno permesso ai germogli malvagi di insomma, consumarli in vita, dopo sarà salvata anche la loro natura, porteranno pure loro il loro frutto dopo la prova del fuoco. Quindi l'inferno, cioè questo è il dunque, l'inferno non è eterno per questi autori. E anche con loro, anche per Merezkowski. È così. Ed è interessante confrontare queste parole di Merezkowski con il brano di un filosofo russo, non so se avete sentito, Nikolai Berdiaev, del primo Novecento, che negli stessi anni 30, nel suo libro Sulla destinazione dell'uomo, insiste in prospettiva esistenzialista sul fatto che non solo tutti i defunti devono essere salvati dalla morte e risuscitati, ma tutti devono essere anche liberati dall'inferno, portati via dall'inferno. Al contempo Berdiaev, a differenza di Merezkowski, usa l'idea dantesca sulla legge del contrappasso come modello del tutto negativo del concetto di inferno. E dice, la giustificazione dell'inferno sulla base della giustizia che si rileva in San Tommaso e in Dante è quella più ripugnante e meno fondata tra tutte. L'inferno non può essere definito dialetticamente attraverso la giustizia, ma solo attraverso la libertà. Negli scritti di autori come Sant'Agostino e Dante è presente il pathos della divisione che prepara il terreno per l'inferno. Ma combattere l'inferno non significa smettere di combattere il male, bensì, al contrario, portare a termine questa battaglia. Il problema è capire se l'inferno sia davvero un bene, come viene sostenuto da cosiddetti difensori buoni dell'inferno. Ecco, nella lettura di Berdiaev, che nega l'inferno come dimensione ontologica e lo considera come uno stato temporaneo dell'uomo rinchiuso nella propria soggettività, Dante viene interpretato come un predicatore della mancanza della libertà, ossia come uno dei pensatori che spoglia la fede del suo carattere gratuito e che immerge la rivelazione della vita divina nell'abisso del quotidiano. Tale lettura evidentemente è basata innanzitutto sulla definizione dell'inferno riportata nel terzo canto.
giustizia mossa il mio alto fattore, eccetera, eccetera, ok. A differenza di Berdiaev, Merezkowski, pur riconoscendo la consapevole fedeltà religiosa di Dante, Merezkowski dice che Dante vuole essere un cattolico osservante, lo riconosce. Però Merezkowski sostiene che se Dante non pensa ciò con la mente, lo sente col cuore. Da chiunque sia stato creato, l'inferno, da Dio o dal diavolo, è giusta anche qui nell'inferno, è giusta la rivolta dell'anima umana contro la violenza nel nome della libertà. L'inferno sarà demolito dal miracolo dell'eterno amore. Per aver compreso questo, forse anche Dante si salvò. Secondo Merezkowski, pur affermando con piena consapevolezza l'eternità dell'inferno, Dante stesso tuttavia confuterebbe le proprie convinzioni attraverso le immagini poetiche, soprattutto quelle del quinto canto, e in tal modo intuirebbe il mistero dell'apocatastasi per primo tra gli autori laici. Eppure per conoscere questo mistero, Dante è costretto, egli stesso, a discendere negli inferi, condividendo le pene insieme all'intera umanità. L'Eterno è autentico. Qui non è l'inferno, ma Dante stesso, dice Merezkowski, l'uomo e tutta l'umanità che insieme a Dante discende all'inferno, che fa o che è costretta da lui a fare la medesima esperienza del male e del bene che egli stesso compie. E Dante, esattamente come Dmitri Karamazov e come lo stesso Dostoevsky, è un grande peccatore, dice Merezkowski. Dante non può, non vuole, non deve essere un santo. Egli deve sollevare dietro a sé, verso il cielo, tutto il peso della terra peccatrice. L'inferno per lui, anziché essere oggetto di un'osservazione distaccata, è una realtà ben presente nella sua vita. Egli soffre insieme ai dannati, provando una compassione straziante, capace di comprenderli profondamente a causa dell'ambivalenza della propria anima martoriata. Eppure ha bisogno proprio di questa sofferenza, non solo per il rinnovo della propria anima, ma anche per la salvezza delle anime altrui. E qui di nuovo cita appunto Dmitri Karamazov: «Io cammino e non so se sia capitato nel fetore e nell'onta, oppure nella luce e nella gioia. E quando mi accadeva di immergermi nella più profonda vergogna della corruzione, io recitavo sempre questo inno a Cerere». E Dante, dice Merezkowski, recita l'inno a Beatrice. «Mi correggeva esso? Mai. Poiché se precipito nell'abisso, lo faccio a capofitto e sono anzi contento di precipitare in una posa così umiliante». Questo è tipico dostoevskiano, no? Cioè, proprio, come dire, l'ammirazione, il godere, la propria umiliazione. Ed ecco che proprio in questa vergogna io comincio l'inno, oppure al contrario, prima l'inno e poi giù a capofitto, aggiunge Merezkowski. Ecco, e dice, forse anche qui Dante avrebbe riconosciuto la propria anima. Forse è innegabile che senza queste due esperienze interiori affini e opposte, quella sotterranea e quella celeste, egli non avrebbe creato la Divina Commedia. Ciò è veramente terribile, e ancora più terribile è che gli fosse necessario, per salvar sé e gli altri, perdersi a tal punto in queste esperienze interiori del male. Ecco, il principio di necessità della sofferenza per la purificazione e ulteriore rivelazione appartiene già ai Misteri Eleusini. Lo stesso principio si applica all'ambito estetico nella Poetica di Aristotele, dove si afferma che le passioni vengono purificate attraverso la sofferenza e la paura, no, durante la catarsi. E come sostenuto da Robert Beard, in questo caso la conoscenza proviene dalla sofferenza e sempre la sofferenza fornisce la conoscenza. È evidente che tale formula sia adatta sia all'arte tragica che agli altri ambiti della vita. Non è tanto un modello di creazione artistica quanto di conoscenza e di comunicazione, di ermeneutica. E Merezkowski, nella sua riflessione sull'inferno, unisce il principio della necessità della sofferenza all'idea però sulla natura temporanea di tale sofferenza. Merezkowski trova conferme alle proprie idee sulla sofferenza intesa come inizio di un'ascesi spirituale, anziché una condanna definitiva, sia in Dante che in Dostoevsky. E Merezkowski non è l'unico a individuare il tema dell'apocatastasi, di questa natura temporanea dell'inferno, nei fratelli Karamazov.
perché anche gli studiosi contemporanei sostengono che il tema dell'apocatastasi, profondamente intrecciato al tema della risurrezione, costituisce un asse dottrinale del romanzo. Ma l'originalità di Merezkowski sta nel fatto di interpretare la prima cantica della commedia attraverso le citazioni dostoevskiane, usandole come giustificazione della presunta idea dantesca, come se fosse dantesca, sulla natura temporanea dell'inferno. Ecco, ed è interessante confrontare l'interpretazione del tema dell'inferno in Dante e Dostoevsky, fornita nel libro di Merezkowski, con quella presente invece in Vyacheslav Ivanov, altro simbolista religioso russo. Vyacheslav Ivanov, una figura molto importante, teorico del simbolismo, a cui guardano molti letterati suoi contemporanei, per esempio Mandelstam era un suo allievo, per intenderci. Vyacheslav Ivanov va considerato come il lettore più attento di Dante nel modernismo russo. La sua erudizione, come anche quella di Merezkowski, gli permette di leggere le opere del poeta in originale, di studiarne le fonti biografiche. E poi Dante è molto importante sia come a livello delle influenze poetiche nelle sue opere, sia nei suoi saggi. Ecco, negli anni 30 Ivanov, sempre in emigrazione come Merezkowski, porta a compimento il suo libro Dostoevsky, Tragedia, Mito, Mistica, di cui i primi saggi, rielaborati a posteriori, erano comparsi negli anni 10. Questo libro fu edito inizialmente in tedesco, quindi in inglese, e solo nel 1987 in russo. I nomi di Dante e Dostoevsky vengono affiancati da Ivanov, in realtà anche in altri suoi lavori già negli anni 20, le lezioni che ha tenuto lui su Dante all'Università di Baku dopo la rivoluzione. E qui, vabbè, si potrebbero dire tante cose, ma magari evito. Ok. Invece un'analisi contrastiva molto dettagliata di Dante e Dostoevsky viene fornita appunto in questo libro, di cui adesso, ho menzionato, ovvero appunto Dostoevsky, Tragedia, Mito, Mistica. E qui il nome dell'Alighieri viene citato da Ivanov ben 11 volte. Come rilevato da Arama Soyan, uno studioso della ricezione di Dante in Russia, a differenza dei suoi predecessori, che affiancavano Dostoevsky all'autore della commedia in base alla descrizione del mondo orribile o in base alle caratteristiche del genere di singole opere, Vyacheslav Ivanov scorgeva in lui un tipo di artista eremita spirituale, affine a Dante, creatore dell'arte delle catacombe. E un confronto dettagliato tra i percorsi artistici di entrambi gli autori viene tracciato da Ivanov nella terza parte del libro, Teologumena, che si apre con un'epigrafe del nono canto dell'Inferno, o voi che avete l'intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. E io lo cito qui nella versione di Ivanov. Come è noto, questi versi ispirarono anche lo studio di René Guénon all'esoterismo di Dante del 1925, il cui concetto centrale è che Dante avrebbe fatto parte di un ordine segreto, mentre la commedia sarebbe un messaggio esoterico camuffato dalle immagini poetiche. Ma a differenza di Guénon, Ivanov ritiene che questa terzina non alluda a delle verità massoniche, esoteriche, bensì ai misteri della dottrina cristiana. Per quanto i suoi versi possano sembrare strani, come le vesti di un viandante straniero, tuttavia sotto i panni del pellegrino si irraggia la verità del dogma della Chiesa. Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Afferma egli, che emozione citare i versi danteschi in questa sede, afferma egli in un altro passo del poema, scrive Ivanov. E infatti, sotto le nevi eterne delle concezioni mistiche, dall'involucro nubiloso, colorato e variegato delle visioni simboliche, ovunque nella Divina Commedia emerge l'incrollabile roccia della teologia scolastica, il cui nome nella lingua di Tommaso d'Aquino suona come sacra dottrina. È proprio la dottrina della poesia dantesca, secondo Ivanov, ad affiancare le opere del poeta fiorentino ai romanzi di Dostoevsky. Con lo stesso diritto, mutatis mutandis, noi possiamo parlare anche di una dottrina di Dostoevsky, scrive Ivanov.
Tutti e due i poeti pongono come fine del tutto e di ogni parte, ripetiamo le parole di Dante sul suo poema, liberare i viventi in questa vita dallo stato di miseria e di condurli allo stato di felicità. Ambedue individuano la via a questo scopo nella verità religiosa, tutti e due si presentano come maestri di fede. Tutti e due cercano di indicare al loro rispettivo popolo il suo compito storico alla luce dell'ideale cristiano. La differenza tra Dante e Dostoevsky viene definita da Ivanov invece attraverso la loro interpretazione dell'inferno e della sofferenza. Ecco, mentre per Dante il modo di conoscere la verità religiosa consiste nella grazia elargita dal cielo, per Dostoevsky questo modo di conoscere la verità sta nello studio delle oscurità dell'anima umana. E dice Ivanov, sebbene tutti e due scrutano i più profondi abissi del male, Dante passa davanti ai martiri dei dannati come contemplante, senza prendervi parte, poiché il suo scopo è dare un insegnamento alle anime erranti e non dannate, mentre Dostoevsky, al contrario, si auto-identificherebbe con i propri personaggi ossessionati dal male. Dice Dante è salvato fin dall'inizio, perciò lo conduce una guida fedele e sicura. Dostoevsky è dall'inizio enumerato tra i malfattori. In ogni esperienza di vita si apre di fronte a lui l'esperienza interiore della responsabilità di tutti per tutti, della colpa di ognuno davanti a tutti per tutti e per tutto, questo ve lo ricorderete, della colpa ma anche dell'aiuto clemente. Annunziatore del pio messaggio della redenzione, egli, a differenza di Dante, non passa indifferente innanzi alla schiera dei ripudiati e degli spiritualmente ciechi, ma si ferma al contrario in mezzo a loro. In fondo, secondo Ivanov, il valore etico ed estetico dell'arte dello scrittore russo viene condizionato proprio dalla capacità di quest'ultimo di unirsi interiormente a ciascuno dei suoi personaggi, oltrepassando i confini del proprio io e penetrando nei loro pensieri e sentimenti. Persino se si tratta dei pensieri e sentimenti dei personaggi malvagi, negativi, come Stavrogin o Svidrigailov. In questa considerazione di Ivanov si possono individuare le prime tracce della teoria polifonica di Bakhtin. L'atteggiamento di Dostoevsky di fronte all'inferno è diverso da quello di Dante. L'inferno che gli supera è una parte del suo stesso essere, da lui staccata come una scheggia, e la fiamma del purgatorio lo brucia con sofferenze senza fine, dice Ivanov. In Dante, al contrario, non c'è nessuna ambiguità intrinseca all'anima dostoevskiana. Da un lato, tale mancanza di ambiguità gli permette di raggiungere Beatrice, ma dall'altro non gli concede la possibilità di illuminare e di sanare le anime dannate. Dostoevsky, al contrario, si assume la responsabilità al posto dei suoi peccatori, e tale responsabilità, piena, consapevole, matura, secondo Ivanov, è condizione primaria della conoscenza della realtà divina. E infatti, già nelle sue lezioni su Dostoevsky, Ivanov sosteneva che entrare nella vera realtà è possibile solo attraverso un amore che affermi la realtà di un altro individuo. Tu sei. Avete presente? Sarebbe l'inizio delle teorie personaliste, la filosofia del personalismo del Novecento. Per sperimentare la realtà è necessario amare. E nel libro su Dostoevsky scrive: la sua identificazione con l'io altrui, il suo rivivere dell'io estraneo come un mondo originario, infinito, sovrano, conteneva in sé il postulato di Dio, come di una realtà che è più reale di tutte le entità ontologiche. Ok, ecco, tu sei. Conoscere l'io altrui porta l'uomo a conoscere Dio, a partecipare alla vita mistica della Chiesa e della comunità dei Santi, Communio Sanctorum, scrive lui, alla prodigiosa realtà dell'unità del genere umano in Cristo. Ivanov considera Dostoevsky maestro di tale conoscenza dell'altro, propedeutica alla conoscenza di Dio, e in questo la sua interpretazione delle opere dostoevskiane diverge dalla lettura polifonica di Mikhail Bakhtin, seppure quest'ultima sia stata influenzata da quella di Ivanov. Bakhtin pone la polifonia di Dostoevsky
la pluralità delle voci, no? Dei personaggi dostoevskiani sul piano esclusivamente antropologico ed estetico, mentre Ivanov la colloca nell'ambito della teologia. Ecco, sebbene sia Dante che Dostoevsky nella lettura ivanoviana debbano superare i limiti della propria soggettività per giungere alla vera realtà e quindi mostrarla ai loro lettori, compiendo il transcensus nei termini agostiniani, cioè transumanare in qualche modo, Dante ne diventa capace grazie all'amore erotico verso Beatrice, che nell'interpretazione di Ivanov non entra in concomitanza con l'eros oscuro della lussuria, assolutamente no. E nel mondo di Ivanov è molto importante anche il percorso erotico, appunto, che porta al transcensus, dice uno degli studiosi delle opere ivanoviane, Lena Szilard. Dante, per il simbolista russo, è icona di questo percorso erotico della scoperta del divino. Dostoevsky, al contrario, non compie questo percorso erotico, lui compie il suo cammino grazie alla sofferenza, alla compassione verso i ripudiati e gli spiritualmente ciechi. Tuttavia, se l'eros può essere inteso come sete e conoscenza dell'essere incondizionato che viene da noi ritrovato nell'altro che sussiste, si può sostenere che, in fin dei conti, l'arte di entrambi nella lettura ivanoviana è ispirata comunque dal desiderio dell'eros. Però, mentre la poesia dantesca inizia con il moto erotico verso Beatrice, Dostoevsky ritrova l'amore nella discesa verso la regione della morte spirituale dei personaggi ossessionati dalla violenza e dalla voglia di martoriare gli altri e se stessi. Al contempo, entrambi gli autori fungono per Ivanov da modelli ideali dell'artista, dal momento che entrambi incitano il lettore ad ascendere verso le stelle, a realibus, ad reali ora. Scrive infatti Ivanov nel saggio Dostoevsky e romanzo Tragedia. Attraverso l'iniziazione della morte, Dostoevsky fu portato evidentemente a conoscere tale mistero universale, così come Dante vi fu portato attraverso l'iniziazione all'intimo mistero sacro dell'amore. E come a Dante attraverso l'amore si rivelò la morte, così a Dostoevsky attraverso la morte si rivelò l'amore. Queste parole sono riferite indubbiamente sia agli episodi significativi della biografia di entrambi gli autori, ovvero l'attesa della pena capitale da parte di Dostoevsky e l'incontro con Bice per il giovane Dante, sia alla creazione dei loro testi letterari, che secondo Ivanov sono legati direttamente alla crescita spirituale degli artisti. Ecco, per concludere, come si è visto, l'interpretazione dell'inferno dantesco e dostoevskiano nella lettura di Ivanov si distingue radicalmente da quella che troviamo in Merezhkovsky. Mentre per quest'ultimo Dante assomiglia allo stesso Dostoevsky, cioè fratello spirituale di Dostoevsky e del suo personaggio, Dmitri Karamazov, dilaniato tra l'eros terreno e l'amore celeste, e mentre l'esperienza esistenziale dell'inferno viene considerata da Merezhkovsky come condizione primaria non solo dell'ascesa verso il paradiso, bensì anche della creazione del poema sacro, nella versione di Ivanov il poeta fiorentino non ha nessun sosia oscuro. Similmente a Berdiaev, al filosofo russo del primo Novecento, Nikolai Berdiaev, Ivanov interpreta l'inferno dantesco come una dimensione obiettiva ed eterna, che non solo non può essere influenzata dall'anima salvata di Dante, ma non può neanche far parte della sua esperienza esistenziale. La compartecipazione alle pene infernali è possibile solo per Dostoevsky, che riconcilia in se stesso lo spirito salvato e quello dannato. E grazie a tale compartecipazione, Dostoevsky, secondo Ivanov, riesce a portare i suoi lettori alla catarsi, ossia alla purificazione e illuminazione dell'anima. Grazie per l'attenzione. Un
bellissimo applauso che davvero riconosce da parte di tutti la gratitudine per questa bellissima lezione di Cristina Landa. E, come sapete, questi nostri incontri sono un po' delle conferenze che poi finiscono lì, ecco, non c'è il dibattito, non siamo all'università a fare seminari o dibattiti, però insomma io credo che, vista l'interesse dell'argomento, se qualcuno, e la bravura della professoressa, se qualcuno ha delle curiosità su questi testi, che insomma non sono, non so per voi, almeno per me, così familiari, ma sono così interessanti, io credo che la professoressa risponderà volentieri se c'è qualche curiosità particolare, qualche riferimento, qualche indicazione bibliografica. Se invece non ci sono, come mi sembra, la ringraziamo ancora moltissimo e vi ringrazio soprattutto a nome del professor Cicuto per aver ripreso, ecco, a popolare questa nostra sala, a partecipare ai nostri incontri, e quindi vi do appuntamento al ciclo autunnale del quale sarete informati attraverso i nostri canali. Grazie ancora a tutti e grazie alla professoressa Landa. Arrivederci alla prossima.